Siamo però. Siamo più, sono più sexy di Walter Bonifazi, punto. Salve a tutti, buonasera e benvenuti nella cucina di Matteo. Un Inception Abruzzo. Di cucine e cose grosse. Lui è la cucina di Matteo. E questa è la cucina della cucina di Matteo. Sono con la cucina di Matteo, il dottore antiaccademico. E beh, io no. Io sono lui non è con se stesso, perché lui è se stesso. E io sono se stesso. Capito? Uno nessuno 100.000. Ecco. Siamo qui per mangiare. Io sono venuto per mangiare. Lui è venuto per mangiare. Noi stiamo a cucinare. Preparando. A tavola con Filosofia 2, che poi più tardi vengono anche del Limello, Viclay. Soprattutto Viclay. Soprattutto Viclay. Viclay, che vuoi dire? Beh, boh, del Limello purtroppo è teramano, quindi che fanno lo chiami. Infatti. Però, comunque. Però, perché siamo qua? Qual è il motivo di questo video? Io per mangiare. No, sì, ma qual è il motivo di questo video? Ah, ci abbiamo cazzo da fare. Ecco, non c'è più niente da fare. Abbiamo cucinato, quindi non c'è più niente da fare. Allora, ma il tema principale di questo video è la promo. Ovvero, uscirà un format a spasso col Mingio. L'idea era nata già a gennaio, però purtroppo in Abruzzo sapete cos'è successo. Qualche piccola catastrofe, tipo neve, palanghe, terremoti, cose purtroppo brutte. Il format si chiamerà A spasso col Mingio, che sono io. E lui. Che devo fare? C'ho sta faccia io, non è che la posso fare. No, perché altro stava carezzando la capretta. E mi tipo, quindi capra! Sgarbi, no. Sgarbi! Non gliela facciamo stasera. Allora, faccio, siccome voglio fare evolgere l'Italia con sto format, è una scusa. Vorremmo girare non le città principali e capitali, che non ce ne frega un cazzo il Colosseo, basta! Basta! Vorremmo girare tipo Terracina, dove c'è il Tempio di Giove. Esatto. Pistoia. Ecco. Varese. Ecco. Brescia, dove c'è il frate senza palle lì, si è tagliato le palle. Stato del frate senza palle. Ecco. Famoso fraccaccio alle bellette. Anche non è lui. Ecco, però cominciamo soprattutto con la nostra terra, dove io sono fiero di essere teramano, perché la nostra terra, voi cittadini pezzi di merda, voi che non c'è nulla a terra. Voi cittadini del cazzo, dite che non c'è nulla a terra. Non è vero. Non è vero, c'è molta storia. La confondere sempre con Termoli, che sta in Molise. Ecco. Che non esiste. Termoli. No. Cioè, come confondere Roma con Latina? No, col Bruno, non c'è nessuna differenza. Ma quello non è Roma, pure l'Africa. Odiate. Anzi, il sindaco dell'Africa è migliore rispetto alla Raggi. Non. Oh! Ok, e quindi faremo. Gireremo l'Italia, però. Cominciamo da Teramo. Cominceremo da Teramo. Poi ci chiamate e ci pagate. Ci pagate. Soprattutto lui, che è un videomaker. Ecco. Siccome, allora, se voi avete un canale YouTube, che sia grande o piccolo, e sapete la vostra città, raccontare la storia della vostra città, potete chiamarci, verremo tutte e due, dove Matteo dirà i posti. Matteo si occuperà della storia culinaria del posto, che non è il culo in aria, ma è il cibo del posto. Io mi occuperò di una dimensione storica e di curiosità. Farò domande. Lui farà delle domande bellissime. E tipo, se siete donne, siete single, perché ho bisogno. Ecco, per esempio. E monteremo le il donne. Video. Monteremo il video, le tende. Anche voi youtuber. Se anche qualche youtuber, perché ricordatevi che i cuochi sono i migliori a letto. A letto, io al chilo sono migliore. Pure i filosofi se la cavano un po' dappertutto, pure per terra non è un problema. Cioè, in mezzo al cammino straordinario mi ritrovai per una selva oscura. Perché all'epoca si depilavano poco, però allora, va bene lo stesso, noi la fregna ci piace pelosa. A me personalmente. Noi siamo amanti del vintage. Mi piace il pelo. Ma a me basta che me la date. Esatto, però indipendentemente dal nostro evidente exploit sessuale. Sì, ma devo parlare del mio format. Lui vuole parlare del tuo format. Basta parlare di patata. Quindi parliamo delle città che noi andremo a visitare. Cominceremo prima con Teramo e tutta l'Abruzzo. Daremo una guardatina pure all'Aquila, quel che ne resta. Poi ci sposteremo oltre, verso il Lazio. Paesi che non conoscete, tipo che noi conosciamo. Terracina la conoscete? Conoscete? Sora la conoscete? La Ciociara. Esatto. Frosinone la conoscete? Viterbo? No, io la conosco. Io sì. Nave? Eh? Cazzo, nave in provincia di Brescia. Ah, è certo, wow. E poi andremo anche a Mantova, perché Mantova non se la conosce. Vedremo. E a Mantova ci andiamo perché ci stanno i tortelli di zucca. Ma è vero che sì, quello che si dice? Che i tortelli sono nati all'ombelico di Afrodite? Una leggenda, larga. Beh, no, perché se è così non lo so mai immaginare i cappelletti come sono nati. Taglia. Mi raccomando, però seguitemi. Anche nella pagina Facebook che troverete poi troverete in descrizione, ma soprattutto seguiteci in senso metaforico, perché davvero scorreggiamo. Ma mi raccomando, ricordatevi sempre la cucina di Matteo. Solo seguite la cucina di Matteo, ma ricordatevi che non è tutto noia ciò che pensa. Ciao!
Poi